io credo che per comprendere appieno il ruolo del Partito Comunista nella Resistenza dobbiamo fare qualche passo indietro dal punto di vista cronologico. Durante il regime fascista il PCD era stato di fatto l'unica forza organizzata rimasta in piedi, sia pure con numeri esigui e nelle condizioni della clandestinità. Per tutto il ventennio il partito era riuscito a tenere in vita una struttura organizzata in molte zone del paese, con cellule, sezioni, federazioni, comitati interregionali, ciascuno col suo comitato di riserva, di modo che in caso di arresti potesse entrare in azione il comitato di riserva. Nel 27 aveva ricostituito la CGIL sciolta dal gruppo dirigente riformista e infine aveva affiancato a queste strutture clandestine un incisivo lavoro cosiddetto legale negli organismi di massa del regime, dai sindacati corporativi al dopolavoro, sulla base delle indicazioni di Togliatti. La svolta del 29, fortemente voluta dai giovani Longo e Secchia, rafforzò ulteriormente la scelta di non essere un partito di esuli, ma una presenza viva, per quanto ridotta, nella società italiana. Se lo scopo essenziale del fascismo era quello di mantenere disorganizzato il proletariato, scriveva Togliatti nel 29, lo scopo principale dei comunisti doveva essere quello di riuscire a organizzare le masse lavoratrici e renderle attive. Ecco, questa parola organizzazione è centrale per tutto il nostro discorso e si affianca con renderle attive, cioè l'organizzazione è il presupposto fondamentale per far uscire le masse dalla passività, qualcosa che forse ci servirebbe ricordare anche oggi. In questo quadro la cellula, di strada, di villaggio, ma soprattutto di officina, rimaneva la base dell'organizzazione comunista e tuttavia il PCD, un po' paradossalmente, era radicato soprattutto in Emilia Romagna e Toscana e dunque non principalmente nelle grandi fabbriche del nord. Anche per questo, in quello stesso 1929, Togliatti aveva sottolineato la necessità di rafforzare il legame tra il centro del partito e la sua base proletaria, portando nell'apparato, scriveva, elementi proletari scelti tra i vecchi militanti oppure tratti recentemente dall'officina, quindi vecchi quadri oppure nuovi militanti. E un anno dopo Longo, responsabile dell'organizzazione, riecheggiando Gramsci, scriveva: «La fabbrica è la nostra fortezza, la cellula d'officina è il fondamento della nostra organizzazione. Per noi la classe operaia è la forza fondamentale della rivoluzione italiana». Le cellule di fabbrica, peraltro, concludeva Longo, sono ciò che caratterizzava il Partito Comunista d'Italia rispetto alla tradizione socialista e quindi Longo diceva bisogna sviluppare tutto il nostro lavoro sulla base dell'officina che è la fortezza della rivoluzione. È un'espressione questa della fabbrica come fortezza dell'insurrezione che troveremo 14 anni dopo nel comunicato del CLN Alta Italia alla vigilia del 25 aprile e in qualche modo era un cerchio, un ciclo che si chiudeva. Né peraltro il Partito Comunista aveva limitato la sua azione al proletariato industriale. Una grande attenzione era stata riservata al lavoro tra i contadini, le donne, i giovani, con la creazione di strutture e organismi ad hoc. Nel 1931 il partito aveva istituito la SAP, che prima ancora di essere squadra di azione patriottica, nel 1931 è sezione alleati del proletariato. Quali erano questi alleati? Erano prevalentemente gli intellettuali, gli studenti. Questa sezione di lavoro fu affidata a Giorgio Amendola e aveva anche il compito di tessere contatti con le forze antifasciste che intanto nel paese all'inizio degli anni 30 finalmente cominciavano a rivedersi. L'anno seguente, anche grazie alla politica della svolta varata nel 29, il numero degli iscritti del partito era giunto a circa 7.000. Questo lungo lavoro portato avanti da tanti militanti, pur con rischi e costi molto alti, consentì dunque al PCD di conservare un minimo di legame di massa, di far sentire ai lavoratori che ricevevano il giornale clandestino in sottilissima carta velina o trovavano il volantino nella tasca della tuta che non tutto era perduto. Quindi un grande incoraggiamento dal punto di vista anche morale e psicologico. Dal canto suo la classe operaia non era mai stata conquistata dal fascismo, che pure aveva cercato in tutti i modi di irreggimentarla.
come riconobbe lo stesso Renzo De Felice, nel regime gli operai vedevano il potere dei padroni e nei fascisti coloro che avevano distrutto le loro organizzazioni e i loro propositi di emancipazione. Insomma, il senso di un antagonismo storico continuava a essere vivo, almeno nella maggioranza degli operai e soprattutto in quelli che avevano vissuto l'avvento dello squadrismo. E le stesse condizioni dei lavoratori, i ritmi asfissianti, i diritti cancellati, i salari che diminuivano, favorivano questa distanza dal regime. Nel 1937, quindi nel pieno di quello che per alcuni storici è il periodo del consenso, un informatore fascista segnalava da Torino che la grande maggioranza delle maestranze Fiat è rimasta quella che era, socialista e comunista, e né per il regime andava molto meglio tra i contadini. Durante la guerra il peggiorare delle condizioni di vita, la pressione dei bombardamenti, i primi segni di disgregazione del sistema fascista ridanno fiato al dissenso operaio, che però non cade nel vuoto, ma si incontra con la presenza organizzata del PC, perché il dissenso, la protesta possono anche esserci, li abbiamo visti anche negli anni più recenti, ma se manca una sponda politica organizzativa serve a poco. Come scrive Giulio Sapelli, un altro storico molto attento a questi dati, la presenza delle organizzazioni del proletariato si rivelò l'elemento decisivo nella ripresa di iniziativa della classe operaia. Al tempo stesso si estendeva una rapida nuova educazione politica in gruppi di lavoratori e studenti. All'inizio del 1942, alla Microtecnica di Torino, una trentina di giovani apprendisti, tra i quali si trova uno dei maggiori eroi della Resistenza, Dante Di Nanni, riescono a procurarsi opuscoli di Marx, romanzi di Jack London e altri testi proibiti e fanno delle letture collettive. In primavera scioperano, siamo nel 1942, per il mancato pagamento del cottimo e in una loro riunione uno di loro tira fuori il manifesto dei comunisti. Racconterà uno dei presenti. Qualche operaio fu talmente colpito dal testo che chiese di poter parlare con Carlo Marx. Poi tutto fu chiarito. Marx aveva inventato tutto, Lenin aveva fatto la rivoluzione e Stalin era il capo di tutti i ribelli del mondo. In Liguria intanto agisce il gruppo che fa capo ai giovani Walter Fillak e Giacomo Buranello. A Roma i giovani intellettuali di Scintilla e i comunisti cristiani di Rodano e Ossicini. In generale c'è un pullulare di gruppi giovanili, una ripresa di iniziativa nei luoghi di lavoro, nelle periferie, nei villaggi, dove, come scrive Spriano, elementi comunisti hanno continuato a persistere, a incontrarsi, a rappresentare comunque un'antitesi al potere dominante. Il lungo lavoro di semina, per usare appunto l'espressione di Spriano, condotto dai comunisti, insomma, cominciava a mostrare i suoi frutti. Gli appelli sulla stampa comunista esortano ad avviare agitazioni sulle condizioni di lavoro, ma anche per la fine della guerra, in vista di una lotta ampia e unitaria. Nel luglio del 1942 l'Unità torna a uscire. È un capolavoro di tecnica clandestina che consente in pochi mesi di raggiungere 80.000 lettori, mentre la diffusione di volantini aumenta nelle fabbriche e nelle zone operaie di Mezza Italia. Intanto, mentre la politica degli ammassi accresce l'ostilità anche dei contadini verso il regime e i bombardamenti quella dei ceti urbani, dall'agosto 1942 al febbraio 1943, in corrispondenza col procedere della battaglia di Stalingrado, l'Italia è scossa da ben 42 agitazioni operaie, che hanno per oggetto la richiesta di migliori condizioni di lavoro e salario, ma anche il rifiuto della guerra e la protesta contro il partito fascista. Sono cioè lotte in cui l'elemento economico e quello politico tendono a saldarsi e l'iniziativa spontanea dei lavoratori si intreccia con l'intervento del Partito Comunista, che intanto fa appello anche ai soldati a disertare e ribellarsi. Siamo alla vigilia di quegli scioperi del marzo 1943 di cui ci ha parlato così bene Antonio Pizzinato. Pochi giorni prima i comunisti presenti alla Fiat Mirafiori, dove il PC ha una cellula già nel 1941, e in altre fabbriche torinesi, coordinati da Leo Lanfranco, avviano la preparazione della protesta, che quindi non nasce del tutto spontanea, mentre i giovani comunisti diretti da Franco Montagnana e Nella Marcellino moltiplicano manifestini e scritte murali. Il 5 marzo a Mirafiori, sulla base della piattaforma ricordata, il pagamento delle 192 ore, eccetera, lo sciopero inizia e subito si allarga ad altre officine Fiat, ad altre aziende torinesi, per poi estendersi con la forma dello sciopero al singhiozzo
raggiungendo, come ricordava Pizzinato, circa 100.000 operai. Presto la lotta supera i confini di Torino e del Piemonte, giungendo poi, dopo qualche tempo, anche a Milano e Sesto San Giovanni, anche grazie al ruolo di collegamento esercitato da Umberto Massola, Negarville e Roveda, quindi dirigente del Partito Comunista, che da Torino si spostano a Milano per diffondere anche lì la lotta. Il peso dell'organizzazione, scrive ancora Spriano, si rivela dunque essenziale per estendere la mobilitazione, che altrimenti avrebbe potuto rimanere isolata, e accanto ai miglioramenti salariali si rivendicano la rottura con la Germania e la fine della guerra, quindi temi strettamente politici. In qualche fabbrica, dopo 20 anni, si risentono le note di bandiera rossa. La mobilitazione ha qualcosa di clamoroso, per alcuni operai più giovani è la prima volta non solo che fanno uno sciopero, ma che sentono la parola sciopero. Hitler ne rimane sgomento, lo ricordava Pizzinato, mentre per Mussolini il paese è ripiombato di colpo 20 anni addietro, cioè prima del regime fascista. Come scrive Luigi Longo, fu la prima grande manifestazione di massa contro la guerra e il fascismo e accelerò effettivamente la caduta di Mussolini. Nei mesi seguenti il movimento, sia pure con minore intensità, prosegue. Dall'inizio del 43 al 25 luglio si calcolano ben 217 agitazioni, di cui 189 scioperi, col coinvolgimento di circa 150.000 operai. Col 25 luglio naturalmente la mobilitazione riprende. Gli operai pretendono ora che dalle fabbriche siano cacciati i loro aguzzini, che li hanno tormentati fino ad allora, ma rivendicano anche la possibilità di riorganizzarsi e proclamarsi le loro idee politiche. Molti sono gli scioperi e le manifestazioni con durissime risposte repressive e decine di morti. All'inizio di agosto, una riunione presieduta a Milano da Agostino Novella, che poi sarà segretario della CGIL, i comunisti decidono di rilanciare la mobilitazione, rivendicando l'avvio delle trattative di pace, la liberazione dei prigionieri politici, adeguamenti salariali, il ripristino delle libertà sindacali. Questa volta la repressione non scatta, anzi alcuni militari solidarizzano con gli operai. Ormai il clima sta cambiando e così anche il ruolo della classe operaia. Alla fine del mese, alla fine di agosto del 43, vengono liberati circa 3.000 confinati e detenuti politici comunisti, tra i quali molti dirigenti del partito. Molti di loro sono di origine operaia e contadina, anche se da anni ormai sono rivoluzionari di professione. Il 29 si ricostituisce la direzione, proprio qui a Roma, nella casa di Franco e Marisa Rodano, che presto si divide in due gruppi, Milano e Roma. Il giorno dopo il promemoria redatto da Longo sulla necessità urgente di organizzare la difesa nazionale contro i tedeschi è accolto anche dalle altre forze antifasciste. E qui il là, il punto d'avvio della resistenza. Il 2 settembre, mentre nel Regno del Sud le Camere del Lavoro tornano legali, a Milano i comunisti danno vita a un foglio clandestino, La Fabbrica, che subito rivendica la formazione di una Guardia Nazionale composta dalle masse popolari che affianchi l'esercito contro i nazifascisti. Sull'unità è Elio Vittorini, ricordato prima da Lopez, a scrivere: «Abbiamo la forza nel nostro esercito e nel nostro popolo per mandar via le divisioni tedesche dall'Italia. Quello che ci manca è un governo che voglia guidare la lotta. Sono le premesse di quel governo di unità nazionale che 7 mesi dopo la svolta di Togliatti renderà possibile». Intanto, con l'8 settembre l'armistizio è pubblico, l'esercito tedesco è una forza di occupazione a tutti gli effetti. I comunisti tentano di saldare la spinta di massa a un'iniziativa dell'esercito, ma quest'ultima viene subito meno. Radicamento e organizzazione, oltre all'intesa con le altre forze antifasciste, rimangono dunque le sole risorse in mano al PC, che già il 10 a Torino proclama un comizio unitario davanti alla Camera del Lavoro a cui partecipano 11.000 persone, mentre a Roma si tenta di organizzare la difesa della città a Porta San Paolo anche con Luigi Longo e altri esponenti del partito. Siamo quindi a dopo l'8 settembre e sebbene durante i 45 giorni del governo Badoglio si calcoli in 15-20.000 il numero dei comunisti organizzati, quindi una cifra ancora bassa, alla svolta dell'8 settembre, appunto, sebbene questa cifra potrebbe non sembrarci bassa, il partito ha ancora una ridotta consistenza. Nel triangolo industriale conta circa 5.000 iscritti, a cui vanno aggiunti quelli di Emilia e Toscana, oltre che del Lazio e dell'Italia meridionale. Nell'Italia occupata si può ipotizzare la cifra di 8.000 tesserati. Tuttavia, tra questi tesserati, gli operai comunisti sono ancora pochi.
Vi sono ovviamente delle eccezioni, la FALC di Milano, che conta 180 iscritti e 230 simpatizzanti, la San Giorgio di Genova con 204 iscritti, ma nella stessa Fiat Mirafiori gli iscritti sono appena 70, anche se questi 70 sono organizzati in 27 cellule e quindi quei 70 riescono a moltiplicare l'efficacia della loro azione attraverso appunto l'organizzazione. Sono cifre basse che non devono stupire, come osserverà ancora Spriano, per un partito clandestino, anzi sono del tutto comprensibili. Per certi versi si frenava anche l'afflusso di nuovi militanti al partito perché ovviamente dovevano essere di provata fede e si voleva evitare l'afflusso anche di possibili provocatori, spie e così via. Però queste cifre basse, appunto grazie alla costruzione di una rete organizzativa capillare fatta appunto di cellule, comitati di partito e poi dei comitati d'agitazione clandestini, che sono un'invenzione dei dirigenti comunisti, tutto ciò ne moltiplica l'efficacia e favorisce il formarsi di uno stretto legame tra i rivoluzionari di professione e le realtà operaie. In molti casi, quindi, a un esiguo numero di aderenti al partito corrispondono una forte influenza e un alto numero di simpatizzanti. Alla Rasetti di Torino, per esempio, gli iscritti sono 50, ma circa 600 operai su 1000 sostengono il partito. Alla Fiat Grandi Motori i simpatizzanti sono addirittura 3000. Sempre a Torino, alla fine del 43, gli iscritti sono circa 1000, gli iscritti, di cui ben 700 operai, quasi la metà alla Fiat, organizzati in 210 cellule. Ma la percentuale sul numero dei lavoratori Fiat è comunque bassa. A Genova gli operai iscritti sono 500, circa un terzo del partito, a Milano la composizione sociale è più frastagliata. Ad ogni modo, la crescita del partito procede in corrispondenza col crescere della lotta partigiana. Come scrive ancora Spriano, accanto al comunista legato all'organizzazione sta il giovane, soldato, ufficiale, studente, comunista o antifascista che cerca il collegamento, che si iscrive al partito con un'arma in pugno, che magari non è ancora comunista e magari in molti casi lo diventerà. La scelta della direzione nord di puntare sulle fabbriche come fulcro della lotta è espressa fin dai primi numeri del foglio, appunto, La nostra lotta, stampato dal gruppo dirigente del nord, mentre nel novembre 43 l'unità lancia un appello ai lavoratori esortandoli a battersi sotto la direzione dei comitati sindacali di fabbrica per ottenere aumenti, sabotare la produzione, preparare scioperi politici di massa. Nei giorni successivi, in effetti, la combattività operaia torna a manifestarsi, siamo quindi nel novembre del 43, con una nuova ondata, un nuovo sciopero di 50.000 lavoratori Fiat. Anche qui l'avvertenza, Pizzinato ce lo ricordava, nasce su istanze e problemi di tipo economico, di tipo materiale, e però subito il Comitato Sindacale Comunista diffonde un volantino che allarga il discorso sul tema generale della lotta al fascismo. Dunque, benché mossa da istanze prevalentemente economiche, l'iniziativa operaia si lega anche a una radicalizzazione su cui fa presa ogni giorno di più il partito. Ecco perché già ora i comunisti lanciano la parola d'ordine dello sciopero generale politico insurrezionale. Già ora, quindi, siamo appena nel novembre del 43. La lotta dei partigiani in montagna, cioè, è sempre vista dal PC come strettamente legata e complementare alla mobilitazione dei lavoratori nelle città industriali. A dicembre la Federazione Milanese del PC si appella agli operai invitandoli a seguire l'esempio di Torino, che intanto si è propagato a Genova. Viene diffuso un volantino che chiama allo sciopero. Il lunedì 13 lo sciopero inizia, coperto, protetto dalla terza brigata Garibaldi, assumendo in pochi giorni una dimensione regionale. In breve l'agitazione diventa endemica in tutto il triangolo industriale. A scioperare ora sono ben 170.000 lavoratori. Le loro rivendicazioni, tra l'altro, saranno in larga misura soddisfatte, il che produce una crescita del prestigio dell'organizzazione comunista. A Milano, come a Torino, i comunisti appaiono la sola forza dell'antifascismo veramente presente e capace di contare sul piano di massa. Tra gli operai, osserva Longo, basta dire il partito, per intendersi. Dal canto suo, la classe operaia del Nord appare l'unico gruppo sociale che non solo ha coscienza di sé, ma interviene attivamente nella realtà. All'inizio del 44 il PC rilancia la sua iniziativa. Una nuova minaccia adesso grava sugli operai più combattivi, quella di essere deportati in Germania. Il 5 gennaio viene istituito un comitato di agitazione per il Piemonte, la Lombardia e la Liguria.
Paietta viene inviato dalla direzione nord a tenere una riunione a Genova. Si valuta la possibilità di ulteriori agitazioni. I militanti e gli operai genovesi sono piuttosto restii, ma Paietta insiste. Lo sciopero quindi ha inizio, il primo marzo c'è un primo tentativo, ma il tentativo non va a buon fine. E però questa iniziativa genovese non è isolata, ma appunto si lega a un piano complessivo del comitato clandestino promosso dal PC, che abbiamo detto copriva le tre regioni del nord industriale e che prevedeva uno sciopero generale, coordinato, contemporaneo in tutti i più grandi centri industriali. Le direttive prevedono cioè un'azione combinata di operai, ferrovieri e tranvieri, con manifestazioni di strada protette dai gappisti. Come ricorderà Longo, la posta in gioco era grande. Nel mezzo di un'Europa occupata dai tedeschi si trattava di lanciare la sfida di un grande sciopero politico. A entrare in agitazione sarà oltre 1 milione di lavoratori, con la produzione bellica completamente paralizzata. A Milano la mobilitazione è preparata da migliaia di volantini del comitato d'agitazione e da un manifesto comune dei partiti comunista e socialista. Dal 1 al 7 marzo del 1944, ce lo ricordava Pizzinato, le principali industrie restano ferme. Secondo la nostra lotta, in tutta la Lombardia sono 350.000 lavoratori in sciopero e da questa lotta il PC trae un insegnamento fondamentale. Lo scrive sulla sua stampa. Bisogna stimolare l'intervento di tutte le masse lavoratrici, compresi quegli impiegati e tecnici che ora per la prima volta si sono mobilitati in vista dell'insurrezione nazionale. La migliore riuscita dell'agitazione sia però a Torino. Qui già a febbraio ogni grande officina aveva costituito il suo comitato di agitazione. Socialisti e cattolici si erano opposti allo sciopero e quindi la direzione della lotta era rimasta solo nelle mani del PC. Lo sciopero inizia anche qui a marzo in corrispondenza con le altre città, i comunisti anche qui diffondono un volantino, nelle fabbriche si eleggono delegazioni operaie che presentano le rivendicazioni dei lavoratori, la direzione della Fiat Lingotto rifiuta di riconoscere la commissione e allora l'officina entra in sciopero, seguita dalla Grandi Motori, dalla RIV e da altre fabbriche. Aumento delle razioni alimentari, viene chiesto, ma c'è anche quest'altra parola d'ordine. Né un operaio né una macchina devono andare in Germania. Dal 2 al 7 le maggiori fabbriche torinesi entrano in sciopero, saranno circa 70.000 gli operai coinvolti a Torino, diventano 150.000 con quelli della provincia e delle altre zone del Piemonte, con circa 20.000 partigiani a supporto. Quindi ancora una volta la lotta di massa e la lotta partigiana vanno di pari passo. Per il PC questi scioperi del marzo 1944 hanno una grande importanza. La direzione nord li giudica una conferma della capacità della classe operaia di prendere la direzione della guerra di liberazione. Si esortano quindi i lavoratori a passare a forme superiori di lotta, armandosi, moltiplicando i comitati di agitazione, rafforzando i CLN come organi del nuovo potere e infine preparandosi allo sciopero insurrezionale. A giugno c'è ancora un altro sciopero alla Fiat, contro il tentativo tedesco di portare in Germania i macchinari e questa volta l'agitazione coinvolge 100.000 operai, ancora una volta diretti dai comitati aziendali promossi dai comunisti. E anche il partito, intanto, col procedere della lotta, cresce. Nell'estate del 1944 gli iscritti nell'Italia occupata sono già 70.000, di cui 18.000 nella sola Emilia-Romagna, dove la componente contadina è molto forte e dove pure tra Bologna e provincia si contano 32 cellule di fabbrica. A Torino il numero degli iscritti è arrivato a 4.700, a Genova poco sotto i 3.000, di cui 1.700 operai, a Milano e provincia 6.000 tesserati. Nelle tre Venezie invece il partito è ancora debole ed esclusivamente operaio. In genere i migliori quadri sono indirizzati verso la lotta partigiana, ce lo ricordava Pizzinato prima quando ci diceva che molti dei dirigenti degli scioperi del marzo poi li ritroviamo alla testa dei GAP e delle Brigate Garibaldi. E lo stesso Leo Lanfranco, che aveva diretto quella lotta, diventa commissario politico della 4ª Brigata Garibaldi e morirà fucilato dai tedeschi. Circa il 50% dei militanti comunisti è in qualche modo impegnato in quello che nel linguaggio clandestino si chiamava il lavoro sportivo, ossia il lavoro militare. L'obiettivo era però quello di coinvolgere l'intero partito nell'insurrezione armata. Intanto, in poco tempo, l'organizzazione del PC vede una esplosione dei suoi aderenti. All'inizio del 1945, fra Torino e provincia, siamo a 13.000, mentre la federazione milanese sfiora i 6.000 iscritti e quella genovese
sfiora i 10.000 e quella genovese supera i 6.000. Complessivamente i tesserati del PC sono ormai circa 92.000 e rispetto al 25 luglio del 43 ben il 90% è costituito da nuovi iscritti, cioè c'è una nuova leva portata nel partito dalla lotta partigiana. La componente operaia rimane prevalente. In 18 mesi di lotta partigiana dunque il PC ha decuplicato i suoi iscritti, affermandosi nei fatti come partito egemone della classe operaia, la quale a sua volta assieme ai contadini è l'elemento centrale anche delle forze partigiane, che però contano ovviamente anche una presenza significativa di artigiani, intellettuali, studenti e donne. All'inizio del 45, vado verso la conclusione, il PC rilancia un piano di mobilitazione delle masse popolari, ancora una volta a partire dai bisogni concreti. Lottare contro il freddo, la fame e il terrore nazifascista, scrive Longo, significa porre su un terreno concreto l'insurrezione. Anche i lavoratori, come i partigiani, devono adottare la tattica dell'attacco agile, audace, l'azione diretta per andare a prendere i viveri, la legna, il carbone nei magazzini tedesco-fascisti. Insomma, bisogna rendere evidente che lottare per il pane significa lottare per cacciare dal paese i nazifascisti. E in effetti c'è una nuova ondata di mobilitazione popolare in quei mesi. In qualche modo le stesse necessità materiali della lotta contro il freddo e la fame fa entrare in campo, mobilita nuovi strati popolari. D'altra parte però lo stesso freddo e la stessa fame portano anche centinaia di lavoratori nelle braccia dell'organizzazione TOT, che gestisce il lavoro per i tedeschi. Il PC quindi esorta i militanti a cercare il contatto con questi lavoratori, a indurli a staccarsi dall'organizzazione TOT e anzi a entrare nelle file garibaldine. Nelle direttive inviate ai triunvirati insurrezionali a fine febbraio, la direzione Nord ribadisce quella parola d'ordine che abbiamo trovato all'inizio. La fabbrica deve essere fortezza e base dell'insurrezione e dalle fabbriche e dai cantieri che le squadre dei lavoratori, dei patrioti, partiranno per dar manforte ai GAP, alle SAP, ai partigiani. E in effetti la classe operaia raccoglie questo appello. Oltre 100 stabilimenti milanesi, relaziona Longo in un rapporto che manda a Togliatti, si fermano per più ore per pane, viveri, salario e contro il terrore nazifascista. Si tengono comizi dentro e fuori le fabbriche, malgrado lo spiegamento delle forze e le minacce, e scoppiano già i primi conflitti armati. Il 10 aprile Longo invia alle formazioni garibaldine la direttiva numero 16, uno dei documenti decisivi della resistenza. L'ora dell'attacco finale scoccata, è l'incipit. Bisogna iniziare attacchi in forza ai presidi nazifascisti. Già oggi dobbiamo considerarci in fase di sciopero insurrezionale, nel senso che ogni manifestazione si deve accompagnare con azioni armate. Nell'ultimo appello all'insurrezione, il PC chiede a operai, tecnici e impiegati di fare di ogni fabbrica un fortilizio, ai lavoratori dei trasporti di abbandonare il posto di lavoro, ai partigiani di attaccare su tutto il fronte. Il 18 aprile i lavoratori torinesi dichiarano lo sciopero generale, è la prova generale dell'insurrezione. Anche il CLN Alta Italia, nelle sue ultime direttive, riprende quella formula della fabbrica come fortilizio e base dell'insurrezione che abbiamo citato. E la mattina del 24, Longo emana l'ordine di insurrezione per organizzazioni di partito e formazioni garibaldine. Agitazioni di massa e azioni armate, si dice, devono procedere assieme, quindi la mobilitazione operaia e le azioni dei partigiani devono procedere assieme per provocare la sconfitta finale di tedeschi e fascisti. E così in effetti avverrà. In conclusione, l'egemonia del PC nella resistenza non può non essere ricondotta al lungo lavoro di radicamento, alla costante tessitura di una seppur esile rete organizzativa corrispondente al mantenimento in vita di un minimo di legame sociale, quel legame sociale che oggi la sinistra ha perso in gran parte, e quindi faremmo in modo a studiare bene questa storia, almeno quelli di noi che intendono anche, diciamo, impegnarsi non solo sul terreno della ricerca. E dunque migliaia di militanti e quadri avevano portato avanti questa azione negli anni della clandestinità, un paziente oscuro lavorio politico e organizzativo condotto in primo luogo nella classe operaia, ma che non aveva trascurato altri ceti sociali, aveva consentito di predisporre quella trama che entrerà in azione durante la resistenza.
Solo se si tiene in azione di questo lungo sforzo, di questo lavoro oscuro condotto per tanti anni, che rispondeva a una precisa scelta fatta dal gruppo dirigente comunista, ci si può spiegare il ruolo di avanguardia svolto dal PC nella lotta di liberazione, un ruolo che gli consentì di prendere l'iniziativa prima e più di altri, ma non però in modo settario o isolato, anzi trascinando con sé, assieme alla classe operaia e contadini, anche altre forze sociali e tutto lo schieramento antifascista.